WrestleMania. 4 ore di pura magia, emozioni, batticuore per lo show di wrestling più importante, inutile, senza senso, con finali discutibili, svolto nel parcheggio di un casinò e che a volte... Ormai ci stiamo avvicinando al trentennale di WrestleMania ed è per questo motivo che in queste settimane ci saranno solamente recensioni di WrestleMania passate che io considero brutte. Nice. Quindi, ciao fans della WWE, io sono MaxisOsso92 e per oggi recensirò per voi questa WrestleMania. The Entertainment Spectacular WrestleMania. WWE WrestleMania 27. Che siamo vinti! Svolta il 3 aprile del 2011 al Georgia Dome di Atlanta, in Georgia. Un'edizione per la quale avevo non poco hype. Mi era piaciuta la costruzione ed ero molto fiducioso sulla buona riuscita di questo evento. Quindi scopriamo come ha fatto questa edizione di WrestleMania a diventare la peggiore negli ultimi 13 anni. Dove anche gli spettatori live ancora oggi si vergognano di ammettere che hanno speso dei soldi per andarci. Questa WrestleMania si apre con un promo. Con un promo? Perché questa WrestleMania ha un presentatore d'eccezione, un guest host, ossia The Rock. Qual è il compito di un guest host? Nulla, solo far alzare i buy rates e, come vedremo più avanti nel main event, sostituirsi a general manager. Comunque un The Rock che con le sue 45 catchphrase ci dice che questa edizione di WrestleMania sarà la più memorabile di sempre. Poi il campione della gente si diverte ad imitare l'animatore di un villaggio vacanze. Raga, siamo vinti! Nice. E per finire Rocky fa ironia sulle maglie multicolore di John Cena molto simili alle scatole di cereali Fruity Pebbles. Yeah, ma! Eh no, Rocky. Sai di essere una delle mie leggende preferite e oggettivamente le maglie di John Cena sono inguardabili. Ma no, i Flintstones non me li devi toccare. Le loro donne hanno una personalità paragonabile a quella di un posacenere ed è il cartone animato con il più alto numero di animazioni riciclate della storia insieme a Sailor Moon, ma Fred e Barney fanno parte della mia infanzia. Se vuoi, distruggimi il film. Quello mi ha fatto schifo. Siccome questa edizione di WrestleMania era partita in un modo leggermente atipico, decidono di farci fuori uscire il cervello dalle orecchie con l'opener. Titolo mondiale dei pesi massimi in palio, il campione Edge accompagnato da Christian contro lo sfidante e vincitore del più grande Royal Rumble match di sempre, Alberto Del Rio. Brodus Clay, che è passato da essere il figlio conteso della coppia divorziata di Biasi Maris, a figlio conteso della coppia messicana. Con tutti i match di bassa lega che c'erano, perché mai iniziare questa edizione di WrestleMania con il match con in palio il titolo mondiale dei pesi massimi? Avevano l'opener perfetto, ossia Daniel Bryan contro Sheamus con in palio il titolo degli Stati Uniti. Peccato che hanno tramutato questo incontro, che poteva essere uno dei migliori della serata a livello tecnico, in un dark match. Durato solo 4 minuti, terminato in uno contest e trasformato in una battle royale con tutti quelli esclusi dalla casa di WrestleMania con vincitore The Great Khali. Ma non preoccupatevi, hanno recuperato l'anno dopo. Ah! Quello è stato l'ultimo incontro di Edge. Bravo! 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 Basta con sti cori, bravo! Il canadese si è ritirato infatti ufficialmente durante la puntata di Raw dell'11 aprile, rendendo il titolo vacante. Titolo vinto poi dall'amico fraterno Christian in un bel ladder match ad Extreme Rules 2011 contro lo stesso Alberto Del Rio. Dando così il via alla storia infinita con Randy Orton e ad un regno che ha aspettato per ben 17 lunghi anni. Oh, ma che cavolo! My favorite match was with Melina and Alicia Fox. Who? Sì. Anche lei, dopo Michael Cole, è intento ad agitarsi dentro il suo gabbiotto. Raga, siamo vinti! Straight out of Blackpool, I'm William Regal. Everybody knows that I do nothing legal. Sei fuori. Tell me more, tell me more, tell me more. Sei fuori. Friday, Friday, getting down on Friday. Sei fuori. Arriva Hornswoggle e si mette a reppare. Nonostante in storyline lui non sapesse parlare. Ma tutto questo è servito solo per far vedere le gemelle Bella in abiti da tangenziale. Perciò, signore, soccoleggiate! Ok. No, perché? Non riesco ad accettarla con un semplice ok. Voglio sapere il perché. Perché fare un'entrata così? E forse questo è il motivo della durata così breve di questo incontro? Santino doveva andare al bagno? Avanti, dillo! Ok. Faccio questo comunicato di mia spontanea volontà.
CM Punk ha ragione, lui è il best in the world. Ha ragione, CM Punk ha sempre ragione. The Miz non doveva essere il campione WWE, non doveva essere il main event di WrestleMania 27, e cosa più importante, non doveva essere nemmeno in WWE. Ricapitolando, The Miz, merda, CM Punk, Dio, l'ho detto. A questo segmento si aggiunge anche il fan numero uno di John Cena. Non lui, no, nemmeno lui. Sì, esatto, Pee-wee Herman, l'essere più inquietante sulla faccia della terra. Un incrocio tra Mr. Bean e Sheldon Cooper. Anche se c'è una cosa ancora più inquietante di Pee-wee Herman: la sigla del suo programma. Comunque il segmento che termina con The Rock che tenta di convertire Pee-wee Herman al Team Bring It. Do you want to be a man on Team Bring It? They can be saved! Altro punto basso della serata. Arbitro speciale Stone Cold Steve Austin. Jerry the King Lawler contro Michael Cole, accompagnato da Jack Swagger, il quale senza Michael Cole non avrebbe nemmeno preso parte a WrestleMania. E inizia molto bene la serata per l'All American American, infatti rischia di essere investito dal Texas Rattlesnake. Pirata della strada! La costruzione è stata buona grazie all'ottima interpretazione da heel di Michael Cole, ma il match è uno scempio. E prima di esso non credevo che ci fosse qualcosa in grado di suscitare in me pena e schifo allo stesso tempo. Eppure, tanto per cominciare è durato ben 13 minuti. Troppi per un match che doveva seguire lo stile di Bret Hart contro Vince McMahon a WrestleMania 26. Il secondo problema è la troppa offensiva di Michael Cole. Lawler doveva arrivare lì e distruggerlo. E il terzo e ultimo problema è il finale. Inizialmente Jerry Lawler fa cedere Michael Cole alla ankle lock. Nel bel mezzo dei festeggiamenti si presenta Booker T, il quale si mette a fare lo spinaroni all'interno del ring. E poi si becca una stunner, più che giusta. Ma puntuale come un blocco intestinale arriva un'email del general manager anonimo di Raw. Josh Matthews fa le veci di Michael Cole leggendo l'email, la quale dice che per colpa della sua eccessiva violenza Jerry Lawler è stato squalificato. Il vincitore per squalifica di conseguenza è Michael Cole. Sono dei tatuaggi finti per la testa. E io sono pelato. A questo punto Jerry Lawler diventa un bullo e lancia Josh Matthews tra le fauci di Stone Cold che gli rifila una stunner. Posso capire la stunner a Booker T che è arrivato solamente per muovere il culo, ma perché colpire anche Josh Matthews che ha solamente letto un'email? Non è colpa sua, non l'ha scritta lui. Che due stronzi. C'è un solo motivo per il quale questo finale potrebbe essere accettabile. Ossia se Michael Cole si rivelasse il general manager anonimo di Raw. Peccato che scopriremo l'identità di questo general manager anonimo un anno dopo. E si trattava di Hornswoggle. Il prossimo incontro è quello fra Undertaker e Triple H. No. Non farò nessuna battuta sui video con Iter che si lamenta di questo incontro che già girano su YouTube. Tra dall'altra parte, vieni qua. Vediamo. Ah, ok, ci... Ah, oddio santo. Cosa sta succedendo, Luca? Questo sarà anche uno dei motivi per il quale l'Undertaker vorrà la rivincita l'anno dopo a WrestleMania 28 nel famosissimo End of an Era Hell in a Cell match. Vediamo. Ah, ok, ci... Ah. Arriviamo al main event. Il più discusso main event di tutta la storia di WrestleMania. Da una parte una delle migliori entrate in tutta la storia di WrestleMania e dall'altra una delle peggiori entrate in tutta la storia di WrestleMania. Hanno battuto anche quella della 25 con tutti i cloni. E non era facile da battere. In palio il titolo WWE, il campione The Miz accompagnato da Alex Riley contro lo sfidante John Cena, che si è presentato con una nuova maglia color rosso lampone per pubblicizzare i Fruity Pebbles. E quello cos'è? Pubblicità personalizzata. Sembra tanto un discorso alla Benoit, ma vabbè. The Miz sconfigge John Cena in questo main event di WrestleMania 27 che è stato un incontro da 6. C'è chi considera questo incontro il peggior main event della storia moderna di WrestleMania. Ma allora non avete mai visto Randy Orton contro Triple H della 25? Questo main event è odiato solamente perché non doveva essere il main event. Infatti, come tutti ben sappiamo, il main event doveva essere Undertaker contro Triple H.
dei cervelli umani collegati al cervello di Pumba. Stesso discorso per esempio con la 18, nessuno si ricorda di Chris Jericho contro Triple H. Il main event per tutti è stato Hulk Hogan contro The Rock. Ma torniamo imparziali. Match che inizialmente finisce in doppio countout. Ma arriva The Rock, il quale ruba il posto di General Manager e annuncia che il match deve essere fatto ripartire, ma questa volta senza squalifiche. Bravo! 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 Basta con sti cori, bravo. In questo modo eseguirà su John Cena la sua rock bottom, permettendo a The Miz di schienarlo, vincere questo main event di WrestleMania 27 e mantenere il titolo WWE, in modo che tutti voi ve la prendiate nel culo. Anche se poco dopo The Miz si becca la People's Elbow di The Rock, ma non importa, l'importante è che ve l'ha messo nel culo. Bravo! 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 Basta con sti cori, bravo.